Due finali in un anno vuol dire che c'è una serie di cose che sono state fatte a livello importante. Una di queste sicuramente è la compattezza del gruppo, il tirare tutti nella stessa direzione, non perdere nessun giocatore per strada durante l'anno. C'è un entusiasmo a Firenze che si respira appena apri la porta di casa, quindi immagino grandi cose, poi ti ripeto, mi piacerebbe viverle più che immaginarle. La squadra ha percepito che cosa c'è a Firenze, ha percepito l'importanza di questa finale, ha percepito cosa significa per la gente di Firenze. Sono sicuro che faremo il massimo di quello che potremo fare, poi non so se vinceremo o perderemo, questo non lo so. Però sicuramente alla fine della partita non avrà niente a recriminarsi. È una fascia particolare, ma non che sia un peso, anzi, è un orgoglio portare avanti un ideale che era iniziato da quando Davide aveva preso la fascia. Un percorso dove eravamo partiti praticamente insieme, anche se lui era arrivato qualche anno prima di me, però era l'inizio di un nuovo ciclo, tutto rifondato, 23 giocatori cambiati, 23 giocatori arrivati nuovi, 5-6 nazionalità diverse. E l'obiettivo suo, l'obiettivo di tutta la squadra, della società, era appunto rifondare tutto e cercare di ritornare ai livelli che la Fiorentina era prima. E poi purtroppo il nostro capitano è venuto a mancare e noi, i capitani ci sono stati prima di me, Pezzella, Badel, io stesso, abbiamo fatto una promessa che portavamo avanti quello che era il suo principale obiettivo in quel momento, mettere da parte tutto e pensare solo al bene della Fiorentina.